Allora, innanzitutto vi ringrazio anch'io per questo invito, per questa occasione importante. Spero di... vi chiedo un po' di pazienza ancora, un pomeriggio molto denso e con molte cose importanti e diciamo poi su cui si dovrebbe riflettere a lungo. Allora, io voglio, per cercare di introdurre questo tema, voglio intanto far fare una breve premessa, diciamo, storiografica. Molto breve, per dire questo, che negli ultimi 15 anni sono stati pubblicati diversi studi che hanno proposto e arricchito e perfezionato, diciamo così, la nostra ricostruzione, la ricostruzione delle relazioni appunto politico-diplomatiche fra i due regimi, italiano e tedesco, e hanno proposto appunto una visione più raffinata delle interazioni tra questi due regimi in vari settori, in vari campi di intervento. Quindi non solo sono uscite alcune lavori di inquadramento, secondo me nuovi e importanti, ma ci sono alcune ricerche nuove che insistono sull'intensificarsi di canali di scambio, relazione, negoziazione, ma anche evidentemente su conflitti, ritrosie e divergenze strategiche fra i due regimi in una serie di settori. Cito alcuni esempi. C'è un libro importante di Daniela Wipscher che si occupa delle relazioni italo-tedesche nel campo della costruzione delle organizzazioni di dopo lavoro. E Daniela Wipscher, un libro molto analitico anche, sostiene che il modello italiano funge in qualche modo da esempio, serve ai tedeschi per costruire poi successivamente le loro organizzazioni dopo lavoristiche. Altri studi importanti. Patrick Bernard ha proposto ultimamente degli studi nuovi in due campi, in due settori. Uno è un lavoro nuovo, comunque un approfondimento nuovo sul tema delle relazioni italo-tedesche nel settore della polizia, dei servizi di polizia. Preciso tra l'altro che secondo me questo settore si incrocia ovviamente con quello di cui parlerò oggi e sarebbe bene continuare la ricerca perché ci sono una serie di vuoti proprio su questo punto appunto. Poi ne parlerò semmai, ma Patrick Bernard ha cominciato a lavorare su un altro tema molto nuovo che è la collaborazione italo-tedesca nel campo coloniale, per dirci anche qui che il modello italiano è percepito dai tedeschi come il modello di costruzione imperiale dell'impero, è percepito dai tedeschi come un esempio, come una organizzazione che può servire alla costruzione dell'impero nazista. Qui si è aperto anche un dibattito molto, interessante, ma io non voglio entrare in questa cosa perché si apre tutto un altro filone. Credo che sia appunto importante sottolineare questo. Ci sono tra l'altro studi nuovi, per esempio, sulle relazioni in campo militare, in campo economico. Quindi il quadro che noi abbiamo oggi è sicuramente molto più raffinato e complesso rispetto già a quello che, anche solo a quello che avevamo 15 anni fa. Quindi io cercherò di collocare, diciamo, il tema, appunto, come le legislazioni razziali, qual è lo spazio assunto dall'elaborazione delle legislazioni, più in generale dalla politica antisemita, in questo quadro, quindi all'interno di uno spazio di confronto, trattativa, collaborazione, ma anche di divaricazione strategica fra i due regimi. Mi aiuta un lavoro recente di Kilian Bartikowski, che ha fatto appunto un'analisi della ricezione delle leggi razziali da parte dei responsabili tedeschi più esperti di cose italiane. Su cosa si è basato questo studioso? Tendenzialmente su tre tipi di rapporti che arrivano a Berlino. I rapporti dell'ambasciata tedesca a Roma, dell'ambasciatore e di una serie di funzionari che lavoravano al Ministero degli Esteri, i rapporti di delegati dell'NSDAP, del partito nazista in Italia, i rapporti di emissari dell'SD, cioè del servizio di sicurezza tedesco in Italia. Cosa ci dicono questi rapporti? Innanzitutto emerge fin dagli anni, primi anni, dal 1933, una complessità di sguardi, cioè le posizioni che esprimono non sono uniformi. Da una parte l'ala Völkisch, esponenti dell'ala più radicale, diciamo così, del regime nazista, manifestano una sostanziale diffidenza verso l'Italia di Mussolini, considerata Judenfreund, cioè amica degli ebrei, e costitutivamente incapace di liberarsi dell'influenza ebraica. Questo giudizio permarrà e anzi diventerà egemone nella fase appunto 42-43, la fase del crollo, insomma, la fase della crisi
profonda dei rapporti italo-tedeschi. Tuttavia prevalgono, specie all'interno del Ministero degli Esteri, posizioni più articolate. L'ambasciatore von Hassel, che stava a Roma, nel 1934 coglieva ad esempio l'ambivalenza delle posizioni mussoliniane in relazione all'ebraismo e al sionismo italiano, riferendosi alla famosa frase di Mussolini: gli ebrei italiani siano abbastanza intelligenti da non suscitare l'antisemitismo nell'unico paese in cui non c'è mai stato. Le relazioni di von Hassel, nei mesi e anni successivi, captavano i segnali di insofferenza verso l'ebraismo da parte di settori del regime, riportando ad esempio la polemica scoppiata sulla stampa italiana nel 1934 dopo gli arresti di due giovani ebrei antifascisti torinesi. Quindi, cosa voglio dire con questo? Che in realtà c'è una valutazione molto attenta e analitica dell'evoluzione del quadro italiano, di come sta cambiando il quadro italiano. A partire dal 1935 si assiste indubbiamente a un cambiamento di toni, in corrispondenza con la guerra d'Etiopia, la politica sanzionista e la reazione dell'Italia. Buona parte degli osservatori tedeschi giudica che i problemi dell'impero abbiano messo il regime di fronte finalmente alla necessità di un cambio di rotta, che abbiano indotto il governo, che stiano inducendo il governo, ad individuare una nuova priorità nel rafforzamento della coscienza razziale degli italiani. Cioè sarebbero proprio le esigenze pratiche emerse dalla gestione dell'impero, secondo queste voci, questi osservatori, a aver rafforzato la coscienza razziale degli italiani, aver imposto un cambio di rotta dal punto di vista appunto politico. Quello che in questa sede secondo me è importante ricordare è che l'interesse tedesco per l'esperimento coloniale italiano contribuisce certo a cementare l'alleanza e a legittimare negli osservatori nazisti l'impressione che l'Italia si stesse avviando appunto ad impostare nell'impero ma anche nella madre patria una politica basata su un principio razziale. Quando si intensificano i rapporti di collaborazione? Si intensificano, ritorna appunto la fase 36-38 di cui già parlava Valeria prima. Una fase in cui questi rapporti di collaborazione passano soprattutto attraverso appunto la cosiddetta diplomazia parallela, cioè canali tendenzialmente informali e riservati. Quando emerge, come emerge, anche se sotto traccia, prima del 38, il tema dell'antisemitismo, la questione dell'antisemitismo nei rapporti tra i due paesi? Secondo me attraverso tre canali. Il primo è l'intensificarsi in questi anni, in questa fase, dei rapporti anche personali fra antisemiti italiani, da Preziosi all'Andra, con esponenti importanti del regime del partito nazista. Primo punto. Seconda questione, che andrebbe secondo me molto meglio analizzata, si assiste in questi 36-38 all'infittirsi di incontri che hanno come obiettivo il coordinamento della propaganda antibolscevica, anticomunista, gestiti da parte italiana appunto dai emissari dei CAUR, che era appunto un'organizzazione un'integrazione per l'Università di Roma, e del PNF. Ovviamente gli esponenti italiani non si pronunciano esplicitamente sulla questione ebraica, ma ovviamente per i tedeschi le due questioni, antibolscevismo e antisemitismo, sono diciamo inseparabili. Quindi è secondo me questo uno dei canali attraverso cui filtrano in Italia una serie di materiali, documenti antisemiti che hanno a che vedere appunto con l'evoluzione delle posizioni tedesche appunto nella metà degli anni, delle posizioni delle politiche tedesche alla metà degli anni 30. Il terzo canale, lo cito solo brevemente, si verificano in questi 37-38 una serie di incontri che hanno come obiettivo la presentazione di partiti bilaterali, che hanno come obiettivo la presentazione delle rispettive politiche in campo demografico, razziale, di igiene sociale. Questo è il tema. Però in questi incontri evidentemente emerge la questione, che la pongono i tedeschi evidentemente. Questo tipo di canali ovviamente non incide sulla elaborazione della legislazione razziale, ma sono canali interessanti perché passano, secondo me, sono canali, tra l'altro, diciamo, parte di canali internazionali in realtà, ma passano attraverso questi canali una serie di materiali, di parole chiave, di documenti, anche di materiali iconografici per intendersi. Quali sono le reazioni nel 38 di fronte appunto al manifesto luglio e alla prima legge antisemita settembre? Le reazioni tedesche sono di sorpresa,
sono di sorpresa. Numero 1. Prevale la lettura, le relazioni tedesche, cioè, come dire, il tema è cosa c'è all'origine di questa svolta, che è percepita come una svolta da parte del regime fascista. Prevale la lettura che individua, proprio nella politica imperiale inaugurata nel 1936, l'antecedente diretto della legislazione antisemita. Punto numero 1. Un altro fattore è individuato nella politica societaria e nella conseguente reazione dell'Italia. Scrivono appunto questi rapporti, Mussolini avrebbe finalmente colto una stretta connessione fra idealismo internazionale, sionismo e antifascismo. Quindi questi sono due o tre motivi che addotto, diciamo, che i tedeschi, ritengono alla base di questa legislazione, di questa svolta. Si tratta di valutazioni interessanti anche perché confermano quello che già sappiamo, cioè che non ci fu alcun tipo di condizionamento né formale né informale da parte del regime nazista nella formulazione della campagna. Più in generale, a Berlino la svolta antisemita fu accolta con grande soddisfazione. Lo stesso Hitler dichiarò che era stato eliminato l'ultimo ostacolo che impediva la piena collaborazione fra i due regimi. Come è stato notato, e questo è un punto secondo me molto importante, le leggi del 38 rappresentarono inoltre una sorta di copertura per il regime nazista, ovvero costituirono la garanzia che il principale alleato non avrebbe avuto nulla da eccepire di fronte alla ulteriore radicalizzazione delle misure persecutorie che si sarebbe verificato di lì a poco appunto con la notte dei cristalli. Come dire, le leggi razziali italiane significarono per i tedeschi anche l'uscita da una situazione di isolamento. Vorrei dire alcune cose, se ho tempo ancora, sull'accordo culturale, come entra la questione antisemita all'interno di questo accordo culturale che viene siglato tra i due paesi nel 1900, fine 38, nel 28 ottobre del 38. L'applicazione dell'accordo culturale tra i due paesi incrocia appunto in vari punti la questione appunto leggi razziali e antisemitismo. Io ne parlerò di tre questioni che mi sembrano interessanti. Da una parte la collaborazione nel campo della propaganda, seconda questione la collaborazione nel campo giuridico, terza questione è il tema affrontato anche dal libro di Giorgio Fabre sulla bonifica libraria. Vi dico appunto, sintetizzo, allora, l'accordo culturale del 38 è un tassello sicuramente importante in questa costruzione di un'ampia collaborazione nel settore appunto della propaganda. Cosa succede dal punto di vista tedesco? Come ha sottolineato Jens Petersen, secondo l'ambasciata tedesca, il nuovo ambasciatore Pierre von Mackensen, la questione della propaganda antisemita nella penisola risultava estremamente delicata, perché è passibile di urtare la sensibilità dell'alleato. Quindi andava certo, programmata una propaganda antisemita in Italia, ma bisognava farlo con cautela. In ogni caso è rilevabile una significativa influenza tedesca che si strutturò ad esempio attraverso la distribuzione di materiali, testi, statistiche, vignette, eccetera, soprattutto alle testate maggiormente mobilitate nella propaganda antisemita, dal Tevere al Quadrivio alla Difesa della Razza. Dall'altra parte è interessante segnalare anche il ruolo che svolge la biblioteca herziana in questi anni. La biblioteca herziana non si chiamava più herziana perché Rieck Herz, che diciamo, la mecenate, l'aveva fondata, era ebrea, che si chiamava sezione della Kaiser Wilhelm Gesellschaft a Roma. La biblioteca herziana diviene dal 38 un centro di propaganda anche antisemita e razzista, ma non solo, anche di interscambi fra italiani e tedeschi in questi campi, con la partecipazione di una serie di esperti tedeschi, a cui si accompagna la parte italiana, personaggi da Evola, Landra, eccetera. Cosa tentano di fare gli italiani? Gli italiani cercano di promuovere in Germania, attraverso una serie di canali, un'immagine che tenga conto delle specificità italiane nella impostazione della legislazione razziale, dell'antisemitismo italiano. Cercano insomma di propagandare in Germania, di legittimare, di difendere in Germania, come dire, caratteri costitutivi e specifici dell'esperimento fascista. Posso citare appunto
l'intervento prima di Battini che parlava di stato stirpe, allora l'obiettivo italiano è quello di difendere in Germania la versione latina, romana, mediterranea di questo stato stirpe, stato razziale che appunto è stato pensato, che si sta sperimentando appunto nella penisola. Questo avviene attraverso tutta una serie di operazioni, quindi invio di conferenzieri, accordi con case editrici, accordi con agenzie di stampa, eccetera, eccetera. Quello che voglio semplicemente dire è che c'è in questi anni un'intensificazione appunto della circolazione di materiali, contenuti, iconografie antisemite, eccetera. Veniamo al secondo punto che, se posso andare avanti ancora, 3 minuti? Anche 5. L'accordo... l'accordo appunto culturale promuove il proseguimento dei lavori di un comitato per le relazioni giuridiche italo-germaniche che era nato nel novembre 1937. Nella riunione di Vienna nel 1939 viene costituita una sezione di questo comitato, viene costituita una sezione su razza e diritto che era presentata per l'Italia da Costa Magna e da Leopoldo Piccardi, la quale sezione perviene ad una dichiarazione congiunta che sostiene, tra le altre cose, la razza deve essere per sempre protetta, specialmente nei confronti dell'ebraismo, in particolare attraverso la sua completa e definitiva espulsione dalla comunità nazionale, per evitare che l'ebraismo eserciti una qualunque influenza sulla vita dei due popoli. Contro le ideologie universaliste e cosmopolite, piani di dominazione mondiale del giudaismo internazionale, i tedeschi e gli italiani oppongono i principi inequivocabili sanciti dalle leggi di Norimberga e dalle risoluzioni del Gran Consiglio del Fascismo del 6 ottobre 1938. A prescindere dall'interesse della dichiarazione, gli incontri bilaterali in realtà si interrompono, quindi l'operazione ha una portata limitata, però, come ha evidenziato Alessandro Somma, come è stato in parte ricostruito, negli stessi anni si infittiscono i segnali di attenzione reciproca, come documentano lo spoglio della pubblicistica giuridica, le recensioni e la partecipazione congiunta a una serie di convegni. Per quanto riguarda la bonifica libraria, dico solo due cose, viene inserito nell'accordo un articolo che promuove la bonifica e l'epurazione libraria nei due paesi. Questo articolo è inserito su pressione tedesca. C'è un'intensa attività di una commissione bilaterale che si riunisce dal 39 al 42 e che comporta lo scambio di elenchi di autori, di opere, ebrei, soprattutto antifascisti e antinazisti. L'Italia riesce a conservare un margine di autonomia con l'obiettivo di mantenere il controllo per sé delle operazioni di censura in Italia e di tutelare gli interessi degli editori. Quindi l'Italia adotta una tattica dilatoria perché appunto vuole mantenere ancora anche in questo campo uno spazio di autonomia. Vengo alla fine. Qual è dal 39 la valutazione tedesca sulla legislazione razziale? La valutazione tedesca sulla legislazione razziale, sulla ratificazione delle leggi razziali, è una valutazione tendenzialmente molto negativa, sempre più critica. È una valutazione nel senso che da una parte si critica una serie di, per esempio si critica l'assenza della categoria dei misti, dei mischlinge, si critica il carattere secondo i tedeschi troppo blando delle misure di espropriazione, delle misure patrimoniali, si critica il carattere troppo blando delle misure di internamento, quindi si ritiene la legislazione razziale italiana parziale e poco incisiva, ma quello che i tedeschi scrivono è che non c'è solo una differenza quantitativa rispetto al modello tedesco nazista, c'è una differenza anche qualitativa, cioè gli italiani sarebbero riusciti a espellere gli ebrei, a dividere, a tracciare un solco netto tra società maggioritaria e minoranza ebraica, ma non hanno evidentemente fatto il passo successivo, quello della liquidazione finale del problema ebraico. Questo è il tema. Ovviamente oggi noi sappiamo che la percezione tedesca era una percezione, come ci ricordava anche Battini, una percezione sommaria, una percezione buona parte anche scorretta, se vogliamo, sulla qualità, sulla natura, diciamo, della legislazione italiana. Però è interessante questo atteggiamento.
finisco dicendo questo. Allora, fino al 42 però la Germania non interviene, non interferisce mai in modo sostanziale con la politica italiana in campo, nel settore dell'antisemitismo e della legislazione razziale. Quando comincia a farlo? Comincia a farlo nel 42, soprattutto dalla seconda metà del 42. Io non posso parlare di questa cosa perché si aprirebbe, si dovrebbe fare un'altra lunghissima relazione. Qual è il tema? Qual è il tema chiave in questo caso, 42-43? La sorte, il destino degli ebrei italiani nei territori ricaduti sotto controllo tedesco e degli ebrei stranieri nei territori ancora occupati dall'Italia. Come sappiamo, la reazione italiana prevede una serie di cedimenti, ma tenta di difendere fino alla fine le prerogative di Stato sovrano, le sue prerogative legate appunto a una rivendicazione soprattutto di sovranità, quella che l'Italia adduce come rifiutando, diciamo così, le pressioni tedesche. Su questo io appunto non posso che fermarmi, segnalandovi che è anche questo un campo molto vivo, nel senso che ci sono ricerche molto recenti secondo me sono molto interessanti, perché quello che sta emergendo è che di settore in settore, di area in area, l'atteggiamento dei vari attori italiani e tedeschi presenta una serie di variazioni, una serie di specificità. Cito ad esempio l'articolo su Salonicco che ha scritto Michele Sarfatti recentemente. Chiudo dicendo questo, che credo appunto che alla luce, diciamo, anche di questa nuova storiografia esca rafforzata l'interpretazione che ha sottolineato l'autonomia italiana nella gestazione, applicazione delle leggi razziali, nella definizione di un modello. Tuttavia abbiamo molti più elementi per valutare come anche in questo campo agì la polarità che ritroviamo ovunque nelle relazioni italo-tedesche tra collaborazione, convergenza e competizione, divergenza, non direi proprio conflitto, ma sicuramente, diciamo, divergenze strategiche significative. Quindi credo che appunto escono rafforzate questi due aspetti, l'autonomia italiana e la complessità che è connaturata, diciamo così, alle relazioni italo-tedesche in questa fase.